Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming. Oggi, e se Dio vuole esce in tempo questa recensione una volta tanto, parliamo di The Colonists. Ragazzi, questo giochino qua è uno di quelli che sono stati gentilmente offerti dallo sviluppatore, che devo ringraziare davvero tanto perché questo giochino si è rivelato molto più interessante di quanto pensassi alla fin fine. Ero indeciso se portarlo nella serie Proviamolo oppure no, ma all'epoca la serie Proviamolo era ancora un po'... Non sapevo neanche se lanciarla, se tenerla così com'è, insomma, erano tante le cose che mi stavo domandando. Quindi alla fine ho deciso di fare una serie. Di che cosa si tratta, ragazzi? Si tratta di un giochino indie, ma veramente tanto indie, gestionale, in cui devi costruire una colonia di robot, che però hanno deciso di andare via dalla Terra e colonizzare un altro pianeta per poter vivere alla maniera umana, perché nella Terra invece sono tenuti come schiavi. D'accordo? Beh, sostanzialmente di questa trama non c'è traccia all'interno del gioco, ok? Se non nello scoprire mano a mano le varie cose che questo gioco ci offre per il raggiungimento di diversi obiettivi, ok? Quindi si comincia con gli edifici più di base, si comincia con i primi livelli di strade e si comincia a creare la nostra prima colonia da un embrione, ok? Ora, questo titolo qua, vi ho già anticipato che, se avete seguito la serie ovviamente ve ne sarete già accorti, vi ho già anticipato che si è dimostrato molto più valido di quanto pensassi all'inizio. Sapete, è un titolo veramente tanto indie, il team di sviluppo è molto piccolo e... Sostanzialmente si tratta di un gestionale da certi punti di vista come tanti altri, ma da altri punti di vista invece ha delle dinamiche interessanti che però non sono libere da critiche, diciamo così, dal mio punto di vista. Critiche abbastanza blande, però devo dirla tutta, ci arriviamo per gradi, d'accordo? Io sono venuto a conoscenza di questo gioco per vie traverse, non mi ricordo neanche come, perché è passato davvero molto in sordina. Dopodiché l'ho preso, l'ho iniziato la serie, eccetera. Quello che mi sono trovato davanti è effettivamente un gioco parecchio minimale, non c'è questa gran grafica e tutto quanto, però nel suo essere minimale e con colori molto basilari, eccetera, è anche molto carino. E questo mi ha fatto davvero tanto piacere. Il colpo d'occhio è abbastanza gradevole di questo gioco, eh? Nonostante tutti i limiti possibili tecnici, devo dire che la grafica nel complesso, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista artistico, fa quello che deve, ok? Non lascia particolarmente molto da desiderare, tranne in alcuni casi forse, ma insomma, dato il contesto, glielo facciamo passare. Non ho particolari remore da quel punto di vista, se non qualcuna legata a delle dinamiche di gioco vere e proprie, e lo vedremo un po' alla volta. Questo gioco ti accompagna come tutti i gestionali, si inizia dalle piccole cose e poi piano piano la cosa si complica, anche perché l'obiettivo da raggiungere è via via sempre più grande. Devo dire che all'interno degli obiettivi non è che ci sia una gran varietà. Sostanzialmente nella seconda metà del gioco, quello che dovrai costruire, cioè l'obiettivo finale, sarà sempre costruire un monumento. All'inizio un po' più piccolo, poi medio, poi grande e poi due grandi nell'ultima missione. Non penso di spoilerarvi niente di particolare, ragazzi, è effettivamente un po' povera come concezione. Però vabbè, insomma, non è quella la fonte del divertimento al 100%. Mi aspettavo forse qualcosa di più da quel punto di vista, cioè darti delle missioni un po' più particolari, ma in sostanza la particolarità è comunque un po' mantenuta dalla costruzione del terreno, dalla costruzione della mappa, ok? Ora, il gioco è sviluppato abbastanza bene, con delle dinamiche interessanti, e i residents generano l'energia, ci sono tutte le cose che ti aspetteresti più o meno in una colonia umana, perché i robot vogliono vivere alla maniera umana, ok? Ma hanno a loro volta un comportamento da robot. Cosa vuol dire? Che deriva tutto da questa navicella centrale, ok? Cioè, non proprio tutto, è quella che fa partire la colonia, giusto? Crea un po' di legno e un po' di energia di livello 1. Da questa, che avrai sempre a disposizione, tranne quando si bugga, ne parleremo più in là, e
potrai sempre trovare il modo di rifare le cose se ti sei incastrato in qualche maniera. A me è successo un po' di volte, qualche volta sono riuscito a risolvere pena il dover rifare alcune strutture di livello più basso, eccetera eccetera. Una volta mi è successo invece di dover proprio riavviare la missione perché mi ero incartato, mi ero finito la pietra e non c'era possibilità di raccoglierne dell'altra, e per raccogliere dell'altra dovevo costruire una cosa che necessitava pietra. Vabbè, comunque questo è un caso particolare di una singola missione. Ora, la cosa più particolare di questo The Colonists è che praticamente alla fin fine il traffico è una delle componenti principali, perché le risorse e lo spostamento delle merci, insomma di quello che devi usare per raggiungere determinati obiettivi, far funzionare certe strutture, si muove secondo un sistema di catena di montaggio. Le strade non sono completamente libere come sono nella maggior parte dei gestionali, terreno permettendo. Sono invece contrassegnate da questi punti, da questa sorta di paletti che delimitano un tratto di strada. Poi ce n'è un altro, poi un altro, poi un altro, e devi usare questi paletti per congiungere le strade. In mezzo a questi paletti ci sarà sempre un robottino che altro non fa che spostare le merci da un paletto all'altro, quando le merci devono fare un tragitto molto lungo. Quindi sarà pieno di questi robottini che portano una merce X, fanno questo passo, poi quest'altro, poi quest'altro, poi quest'altro, poi quest'altro. In base a questo, e considerando che su ogni punto ci possono essere al massimo 4 risorse nello specifico, il traffico delle risorse quando la colonia inizia ad aumentare lo devi pianificare molto bene, perché se non lo pianifichi ti ritrovi come me nei casini molto spesso. Nell'ultime missioni effettivamente un po' meno, ma nelle missioni centrali il traffico è stato veramente un disastro, perché ho sottovalutato la pianificazione di quelle cose lì. Ora, la pianificazione è molto importante come in tutti i gestionali, ma qui alcune cose sono vincolate, anche qui come in tutti i gestionali, a determinate aree. Funzionano con l'energia che va prodotta in un'altra maniera. Insomma, queste dinamiche sono tipiche del gestionale, ma questo modo di gestire la colonia con i robottini e quella del traffico è, secondo me, l'innovazione più grande che ha fatto questo gioco. Ora però bisogna parlare anche di un paio di lati negativi, secondo me. Ovvero che il fatto di vedere tutti questi robottini sulla strada che portano le merci è una cosa che io ho trovato affascinante, originale e molto carina all'inizio. Dopo un po' però mi è stato un pochettino sulle balle, devo dire, perché è un po' noioso dover gestire il traffico in questa maniera. Da un certo punto di vista è affascinante, da un certo punto di vista è un po' noioso starsi a preoccupare sempre di queste cose e non avere la libertà di gestire le strade davvero al 100%. Cosa vuol dire questo? Che c'è un limite minimo di lunghezza della strada, come può essere fatta. Il che vuol dire che anche quelle le devi pianificare molto bene, perché se non le pianifichi bene può succedere che tu non riesca a ricongiungere due punti. E puoi fare sempre i sentierini, ma le merci non possono passare dai sentierini. I sentierini servono solo per raggiungere degli edifici un pochettino fuori dal percorso che la strada fa. Beh, ripeto, bello da certi punti di vista, l'ho apprezzato questo qua, questo fattore qua, ma dall'altro, ma vabbè, non è che sia proprio gradevolissimo sempre, ok? E un'altra cosa che voglio dire di questo gioco è, gliela lascio un pochettino passare perché è un team di sviluppo piccolo che ha fatto un gioco molto carino, che mi ha sorpreso per quello che costa, e non l'ho pagato, ma insomma, in base al prezzo, questo gioco dà molto, ok? Ma i bug ci sono, ok? E alcune volte rompono il gioco o ti mettono seriamente in difficoltà. Una volta hanno proprio rotto il gioco. Semplicemente la navetta centrale non produceva più niente. Si era fermata. E io ho bisogno di energia e non sapevo come crearla. Era energia o legno, non mi ricordo, vabbè, una delle due. E quindi non potevo ripartire, avevo bisogno di attingere alle risorse che lentamente questa navicella creava, ma non le creava più, per qualche ragione. Non me lo sono riuscito a spiegare, è con tutta probabilità un bug. Questo
mi fa pensare che sia un bug anche perché altre volte è successo all'interno della serie. In una missione in particolare è successo che mi sia buggata una nave, probabilmente un porto, perché per qualche ragione delle risorse da quel porto non passavano, continuo a non capire il motivo, e nella stessa missione è poi successo che altre risorse invece passassero in una maniera un pochettino strana. Ora, ovviamente, queste sono cose che... questa non ha rotto il gioco e ho ancora dei dubbi, non posso essere certo al 100% che fossero dei bug o delle cose che avevo sottovalutato io, ma per quanto uno voglia lasciarsi sfuggire delle cose, sono delle difficoltà oggettive che il gioco ti mette di fronte e che non sono state risolte al meglio. L'altra cosa che non mi è piaciuta affatto è la gestione del terreno. Non hai modo di gestire il terreno in nessuna maniera. Livellarlo è veramente difficile in alcuni casi, ok? E quando si creano queste cose stranissime, quando fai un edificio che si creano questi gradini, poi ripianarli è complicato, lo puoi fare, ma fino a un certo punto. Questo potrebbe precluderti la possibilità di fare una strada, non solo un edificio, su quel punto là. Il che ti complica la gestione della mappa. E, da quello che ho capito io, non hai modo di tornare indietro. E questo è un male. Qui qualcosa dovevano preventivarlo, ok? Quella degli alberi che non si possono togliere ci può pure stare, ok? Nel senso, ok, non puoi togliere gli alberi, devi imparare a toglierli per forza con il lumberjack, non puoi fare altrimenti, e va bene, questa è una cosa che fa parte della dinamica di gioco, è una scelta vera e propria, comprensibile da molti punti di vista, ma il fatto di non poter gestire bene il terreno di gioco, di poterlo livellare anche a prezzo di risorse, questo intendo, non livellarlo un po' come ti pare, come succede in certi gestionali, ok? Che diventi una specie di terraformer in cui crei un po' quello che ti pare. Beh, secondo me, anche a un costo, questa cosa doveva essere possibile all'interno di questo gioco, invece non lo è stata. Io ora, mi avete lasciato tanti commenti questa serie vi è piaciuta, ok? Io l'ho giocata come gioco tutti i giochi, in maniera un pochettino istintiva. Certo, essendo un gestionale mi sono messo a ragionare, ho valutato tante cose, ma evidentemente ci sono molte persone migliori di me nel fare questo tipo di ragionamento. Io in alcuni casi pecco un po' nel pensare a delle soluzioni ottimali. Però, ragazzi, sostanzialmente sono abbastanza felice di come ho portato la campagna fino a qui. Certo è che devo fare un'ultima menzione prima di salutarci, cioè che il fatto è che non ho giocato alla campagna militare, perché sennò la serie si allungava veramente troppo, ok? Però la campagna militare la porterò in live, ok? Quindi dopo questa recensione qua vedrete un'altra serie che andrà, diciamo, a completare l'intera esperienza di The Colonists. Quindi questa recensione lascia un punto interrogativo. Com'è la parte militare? Non lo sappiamo, dovremo vedere. Comunque sia, penso che alla luce di questo, una valutazione globale del gioco, dopo tante ore di gioco e dopo una campagna finita perlomeno dal lato civile, si possa fare. Ed è quindi il momento, ragazzi, del voto. Penso di voler dare a The Colonists 7. 7 perché alcune cose le ho trovate veramente affascinanti, con anche dei contro, dei bug ci sono che in alcuni casi mi hanno costretto a ricominciare la missione, questo non va bene, che sia un team super pompato o un team super piccolo, super indie, comunque il gioco che fai deve essere stabile. Degli glitch, dei baghettini qua e là ci possono pure stare. Ormai i giochi sono veramente tanto complicati, noi giocatori lo sappiamo e anche un po' colpevolmente forse lo accettiamo anche un po' troppo. Però si comprende, delle cose che rompono il gioco non vanno tanto bene. O che ti mettono in seria difficoltà e poi devi trovare un modo per aggirare il bug praticamente, non va tanto bene. Come alcune scelte fatte proprio nello sviluppo del gioco, come quella del terreno, non mi sono tanto piaciute. Quella della strada in realtà mi è piaciuta, ma arriva anche un po' a noia dopo un certo punto, ok? Però questa è una cosa veramente importante nella dinamica di gioco, perciò la prendiamo per com'è, con dei pro e contro.
e va bene, però per le ragioni che ho detto ci sono tanti lati positivi anche sorprendenti in alcuni casi, ma anche qualche lato negativo, non mi sono sentito di andare oltre il 7, d'accordo? Avrei dato volentieri un 7,5 se i bug non fossero stati un pochettino meno incisivi sulla capacità o meno di giocarsi la missione. D'accordo ragazzi, io direi che per questa recensione, che altro non è che un insieme di opinioni super personali e le vostre possono essere tranquillamente diverse, direi che quindi è tutto. Mi raccomando, fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate di questo gioco, della serie che abbiamo fatto e della mia valutazione. E come sempre ragazzi, se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi, mi raccomando, lasciate un like a questo video se vi è piaciuto e se vi è piaciuta la serie di The Colonists che è terminata ma continuerà in live per coprire anche la parte che abbiamo lasciato indietro. E come sempre qui sotto in descrizione trovate tutti i link ai miei social, tutti i link per supportare il canale e la playlist completa della serie. D'accordo ragazzi? Fatemi sapere che cosa ne pensate, mi raccomando, noi ci vediamo su The Colonies sempre per l'ultima parte e con altri giochi sul canale. D'accordo ragazzi? A presto!